Ciao a tutti e benvenuti dopo secoli di filosofica attesa al Morte Cuore, l'episodio 7, la rubrica in cui rispondiamo alle vostre domande a tema amore e sessualità per rendervi dei Sigma Males o delle Sigma Females. La rubrica a cui partecipano diversi psicologi, tra cui l'ospite di oggi, un carissimo amico, nonché collega di YouTube, ossia S, la psicologia. E questa sarà una versione un po' più snella rispetto agli scorsi episodi, quindi ripetiamo le solite regole. Numero 1, solo domande a tema amore e sessualità, e solo domande a cui non abbiamo già risposto negli scorsi episodi, guardatevi quelli. Numero 2, distingueremo tra la domanda e la risposta. E numero 3, scrivete le vostre domande qua sotto. Solo se sono troppo private, per esempio, allora scrivete su Instagram, tipo, ma vi consiglierei qua sotto. Domanda 1. Ciao Morte e relativi ospiti. Ho 18 anni e sto finendo ora le superiori. Già pianificato per l'accademia e sono ansioso perché in questi ultimi anni di superiori ho cominciato ad aprirmi e ho conosciuto molta gente, ho avuto le prime relazioni ed ero pronto a divertirmi, sperimentando un po' le relazioni tra i colleghi accademici / universitari. Dato che ho sentito che i 20 anni sono di solito i migliori per conoscere persone e fare le prime esperienze. Ora però, col Covid, sono molto preoccupato di andare a bruciare questi anni, dato che, da casa, è molto difficile cercare di mantenere un rapporto emotivo con una persona. Secondo te dovrei preoccuparmi? Mio caro, o cara, non l'hai specificato, non penso che dovresti preoccuparti, onestamente, perché una delle paure più tossiche che la società iperconsumistica ci impone è quella che devi essere tutto subito, tutto veloce, tutto adesso, e che se non passi ogni giorno facendo 10.000 cose, ne fate solo 999, allora stai fallendo, stai perdendo il tuo tempo prezioso, stai bruciando. Ascolta, stiamo un attimo calmi, ascoltami bene, togliamo il rumore di fondo. La vita è già abbastanza complicata senza che ci mettiamo anche noi a complicarla ulteriormente in maniera artificiosa e oltre il necessario. Avere fretta non aiuta né a risolvere i problemi né la tua salute mentale. È meglio prendere le cose con calma ma ottenere ciò che si vuole rispetto al farle di fretta e rovinarsi, come ci insegna la pesca. Thunderbird. Non abbiate ansia se ad una certa età non siete ancora laureati, non siete ancora fidanzati, non siete ancora sposati o altro. Non state bruciando anni di vita. Frase che, come ci insegnano gli stoici, non significa niente bruciare anni di vita. Ma che cazzo significa? Alcuni fanno certe cose a 20 anni, altri a 30 anni, altri a 50, altri a 80. Perché non cambia nulla nell'età in cui lo farete. Bensì cambia come se voi vi sentite pronti. Quindi, se ci sono le giuste condizioni. Non fatevi imporre dalla società come vivere e quali ritmi avere. Però, quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare potrebbe esserci. Ma non ti costringerà nessuno. Pensa da te stesso, decidi da te stesso che cosa tu stesso in questo preciso momento debba fare di te stesso. Beh, che tu non abbia ad avere rimpianti. Io ti consiglio di concentrarti, se le misure del Covid, quando riceverai questa risposta, sono ancora restrittive dove ti trovi, sull'online dating, sul selezionare una ragazza o un ragazzo, ripeto, ogni volta che dico una ragazza fate conto che dico anche ragazzo, con cui conoscersi online, dialogando e poi magari sentendosi. E poi, con il tempo, quando sarà possibile organizzare uscite, sei già a buon punto. Provare non costa niente. E comunque il Covid, prima o poi, finirà. Salve a tutti, illustri rappresentanti del popolo di Morte Bianca. Ebbene, eccomi qui in qualità di ospite del Morte Cuore. Un grazie enorme dunque a Morte Bianca per avermi voluto qui. E cos'altro aggiungere? Spero che le mie risposte siano all'altezza delle vostre domande. In pratica l'ansia da prestazione qui si sta sprecando. Dato che comunque siamo al Morte Cuore, in merito a ciò sono comunque in tema. Ma bando alle battute, come ultima doverosa premessa, ci tengo a sottolineare che quello che dirò non vuole avere alcuna valenza terapeutica o di altra sorta. Sono ancora uno studente, quindi farò sì riferimenti teorico-accademici quando necessario, ma è giusto che metta le mani avanti su questa cosa. Fatta questa doverosa premessa, entriamo nel merito della prima domanda. Innanzitutto, un saluto anche a te. Partiamo subito col botto perché in realtà si tratta di una questione veramente complicata. Come premessa posso dirti di non dare troppo peso a quello che le persone dicono in merito all'età. Per quanto mi riguarda è dalle elementari che mi sento dire il periodo delle medie ti mancherà, arrivato poi in terza media invece il periodo delle superiori vedrai che sarà il migliore e lo stesso poi con l'università.
La verità è che ogni tempo passato è il migliore per chi ha smesso di vivere nel presente, perciò non entrare troppo in ansia per ciò che senti al riguardo. Si tratta per lo più di stereotipi sociali che trovano il tempo che trovano. Avranno sì qualche ragione di fondo, ma non è che se non fai conoscenze perché magari sei selettivo curandoti invece delle vecchie amicizie e relazioni, ti perdi qualche cosa. Il rischio che all'aspettativa segua l'ansia sociale è sempre dietro l'angolo, soprattutto poi per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Più si cerca la persona giusta e più non la si trova. Dall'altro lato è anche vero però che il Covid si sia preso un anno e più di vita per tutti quanti. A me ha preso 3 semestri di università, come li ha presi a qualsiasi altro studente. Per non parlare poi degli studenti più piccoli cui ha preso magari gli ultimi anni di superiori, con compagni che forse non rivedranno mai più. Insomma, siamo tutti in questa situazione, chi più chi meno. Mi ha colpito molto, ad esempio, ciò che ha detto il buon Victor Laszlo in uno dei suoi ultimi video, in cui si è chiesto come sarebbe stato il lockdown senza social nei primi anni 2000. È un bellissimo what if. Perciò non lasciarti prendere troppo dalle pressioni sociali e utilizza gli strumenti di cui oggi per fortuna disponiamo fino a quando non verranno tempi migliori. Così come i nostri antenati hanno vissuto pestilenze e guerre con i mezzi e i problemi che avevano, noi viviamo e vivremo questa pandemia con i problemi e i mezzi di cui disponiamo adesso. È quindi inutile cercare il senso dei fatti di reale. Al massimo ce lo si può inventare. Buona fortuna per l'Accademia. Domanda 2. Mortecuore, hashtag, Avere del Sud e anche all'ospite che ci sarà sicuramente nella prossima puntata. L'altro giorno stavo facendo una videochiamata con 2 mie amiche e una di loro, per me praticamente una sorella, qua c'è un momento Alabama, questo sono io che parlo, Alabama. Stavamo parlando di crush e argomenti simili quando lei ha parlato della sua cotta che ha detto che era un ragazzo che conoscevo anch'io. Solo che il come ne parlava faceva presagire che fossi io. Un'ora dopo mi disse che mi doveva confessare una cosa. E l'altra amica stava ridendo e lei risponde: non fare quella faccia, non sto per chiedergli quello che pensi. Questi altri fattori mi fanno pensare che io le piaccio e pensandoci ho capito che forse mi piace anche lei. Il problema è che ho paura che se dovessimo lasciarci la nostra amicizia potrebbe essere rovinata tenendo conto che è l'amicizia più importante che ho. Cosa dovrei fare? Allora, io ti dico le 2 cose separate, innanzitutto, anzi 3 cose, una di partenza e poi le 2. Quella di partenza è che, però non è detto, cioè sembra che ti si vuole, però non è detto, dice è un tizio che conosci, cioè dovendo stare alle parole alla lettera, ha detto che è un tizio, quindi non sei tu, però è anche vero che molte persone sono in diretta, appunto dicono è un tizio che conosci, poi le risatine. Allora, da un lato sì. Senza dubbio i tuoi sospetti sono fondati. Le 2 ragazze lanciano dei segnali che sono quantomeno ambigui e quanto massimo palesemente stanno dicendo che invece lei ha tratto a te. Ma di nuovo, potrebbe essere uno scherzo, potrebbe essere una semplice enorme coincidenza. Ripeto, ti ha detto mi piace un tizio che conosce, poi tanti risellini, tante battutine, ti assomiglia. Però attenzione perché potrebbe esserci dietro l'angolo il no, sì, io vorrei un ragazzo identico a te, che è una delle cose più brutte che si può dire ad un maschio, ma... Per questo motivo io ti suggerirei, visto che lei ti interessa, di iniziare un approccio. Non dichiararti ancora, bensì sonda il terreno, chiedi all'amica se per caso il tizio sei tu o comunque qualcuno con la tua personalità, wink wink, magari l'amica sarà tua complice, propone un'uscita e vedi come risponde nel tuo tentare di parlare del più e del meno sempre di più, perché se le piace un altro lei dovrebbe cercare di distanziarti. In secondo luogo, per la tua domanda, il problema delle amicizie è greve, zii. Perché effettivamente tra amici, quando uno si dichiara e l'altro dice di no, è un casino. Perché rimane un imbarazzo di fondo, non importa quanto ci si chiarisca, è quasi sempre irreversibile e l'amicizia si raffredda. Quindi comprendo le tue paure nascoste. Da un lato che lei ti rifiuti, e quindi l'amicizia si rovina, e dall'altro che vi mettete insieme ma poi vi lasciate e addio amicizia. Per la prima cosa ti ho già risposto, e ricorda che chiedere se le piaci non significa dirle che tu l'ami. Per la seconda io ti dico che se tu pensi che se nel mondo esistesse un po', se tu pensi che lei sia compatibile e allora dovresti buttarti, ci sarebbero meno simp e meno friendzone e il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte degli anitubers se lei è imputato di 16 disinformazioni. Allora, vi potreste lasciare? Sì, ma non iniziare relazioni per il timore che possano finire
È come non uscire di casa per timore che un fulmine ti colpisca. Come non iniziare un film perché tanto poi finisce. O come essere un estinzionista, che di tutte le scuole è quella che massacrerò più a sangue. E dunque vai, amico mio, vivi la tua vita, perché chi vuole essere l'etosia di domani non c'è certezza. Queste parole studiale a fondo. Seconda domanda. Mi dispiace deluderti, ma non sono il buon Gematria che saluto ed ha tutta la mia stima. Se dovessi proprio commentare questa storia che ci hai raccontato con una singola parola, citando il Cerbero Podcast, questa parola sarebbe greve. Greve però con un ma grande quanto una casa. Quando si tratta di rapporti sentimentali, già la cosa è complessa. Quando però si tratta di rapporti sentimentali che implicano nel mezzo le amicizie, la complessità e i guanti di velluto da utilizzare si quadruplicano, e su questo penso che ci siano pochissimi dubbi. Il ma grande quanto un kaiju in questo caso mi sembra di aver capito che riguardi te, che fai la domanda. Sul fatto che a lei tu piaccia sembri avere effettivamente pochi dubbi e, a meno che inconsapevolmente tu non abbia cerripiccato questa situazione, anche a me che leggo vengono pochi dubbi. Naturalmente poi di certo è solo la morte e pochissime altre cose. Magari poi si tratta veramente di un tuo conoscente. E se non sei poi così certo di questa cosa, ti conviene effettivamente indagare meglio. Tanto il tempo lo hai, perché qui il bandolo della matassa è quel forse mi piace anche lei. Se vi piacete a vicenda, ritengo che sia inutile farsi troppi problemi. Stando così le cose, l'amicizia sarebbe già bella che è andata. Andata in meglio, naturalmente, ma comunque andata. Quindi vedi di capire bene se piace a lei nel caso in cui avessi ancora dei dubbi, però vedi di assicurarti anche che piaccia a te. Del resto, come detto prima, di certo c'è solo la morte. Chiedo venia per la pesantezza, ma non capisco proprio per quale ragione una bella amicizia non possa valere quanto una bella storia d'amore. Tanto che si tratti di amore o di amicizia, si sta sperando comunque in un finché morte non ci separi, con riserva. Succo della questione, per me è un vedi di capire cosa volete e tanti auguri. Domanda numero 3. Mi piacciono le lol. Ha detto che gli piacciono le loli. Disappunto. Dillusione. Dillusione deludendo. Vuoi che muoro? E anche se non provo interesse verso le ragazzine, ho paura che assecondando questa mia pulsione, essa possa rinforzarsi e sfociare nella vera e propria pedof parola proibita su YouTube. Ci tengo a precisare che ha detto lui parola proibita. È possibile? Inoltre, ho paura che questo interesse per le loli mi possa in qualche modo frenare nel provarci con le altre ragazze, che nonostante non abbia alcun problema di interagirvi, non ho mai avuto alcun interesse nell'iniziare una relazione amorosa con loro. Scusa del papiro e grazie in anticipo anche solo per averlo letto. Allora. Buonasera FBI, innanzitutto, che è entrata nella chat. Tutti su YouTube sanno del mio odio estremo, volutamente estremo, per le loli e soprattutto della loro diffusione a macchia d'olio, anche in opere belle. Tu vedi queste opere belle, non lo so, questi anime, e poi nell'harem, per esempio, c'è immancabilmente l'infanta, no? Palesemente che dovrebbe stare all'asilo invece. E questo è uno dei difetti di Monogatari, ahimè, uno dei pochi difetti di Monogatari. Io non condivido questo feticismo, non penso sia sorpresa per nessuno, e mal sopporto la sua presenza nei vari media. Il corpo maschile e femminile si prepara con il tempo alla sessualità, motivo per cui per me il tag MILF sarà sempre superiore al tag LOLI. Ergo, un corpo troppo giovane è biologicamente e filosoficamente antitetico alla sessualità, e soprattutto lo è mentalmente, e qui c'è il problema etico più grave. Di solito negli anime lo si bypassa dicendo: eh no, ma lei è una vampira di 3000 anni, sì, lo so che si comporta come una bambina, parla come una bambina, c'ha l'orsetto, vi prego FBI, dovete credermi, non portatemi nei gulag del Regno del Sud. Io sconsiglio a tutti di assecondare questo feticismo, ma di default proprio. In un mondo ideale per me le loli sparirebbero, lo dico senza peli sulla lingua. Però ti dico che no, non credo che rendano pedofili. Non sto escludendo che qualcuno che non sia pedofilo lo possa diventare tramite le loli, attenzione, non si è scoperto niente. Però penso che più che altro lì si possa parlarsi di un fenomeno già latente che viene potenziato. Io conosco persone che apprezzano queste cose e sono tutte normalissime e hanno relazioni normali con le donne, adulte dico, e le eccitano, dico. Quindi francamente non penso che dovresti avere problemi da quel lato. Adesso scusatemi e vado a vomitare l'anima. Mi piacciono le loli.
Fraus qui si è aggiunto alla chat, vedo. Vengo subito al sodo perché so già come la pensa Morte in merito, quindi cercherò di non essere troppo ridondante. Il rischio che la passione per le loli possa andare oltre, diciamo così, viene nella misura in cui si sia già pedof... parola proibita su YouTube, e la passione per il 2D ti abbia fatto riemergere una certa passione per il 3D che c'era già in precedenza, quindi. La sessuazione, con perversioni annesse, viene fuori bella e pronta ed ipoconcluso. Successivamente si tratta solo di come le pulsioni che ci ritroviamo vengono sublimate. Che si tratti di loli o di fare la nobile professione del pediatra, poco importa. Inoltre, che tu non abbia interesse nell'iniziare una relazione non per forza deve essere correlata alla cosa. Potrebbe, ma non necessariamente. Dunque, fino a quando la cosa rientra nei limiti della legalità e della libertà altrui, non vedo alcun problema. La sessualità è perversa per costituzione. Al massimo, se la questione ti perplime così tanto, potresti provare ad iniziare un'analisi, ma se non soffri la mancanza di relazioni amorose, puoi anche farne a meno, a parer mio. Ecco, sono tornato dalla vomitata e domanda numero 4. Morte, ti scrivo perché c'è una cosa che mi fa stare parecchio male. Dimmi, figliolo. In ogni volta che vado in una vacanza con il mio miglior amico, e rimane tale nonostante ciò che ti dirò, e cosa mi stai per dire, e punto su una ragazza, lei rivela sempre di essere innamorata del mio amico. O peggio, quando prendiamo di mira la stessa ragazza, e che sfiga però, zio, cioè avete pure gli stessi gusti, in quella situazione io so già che non ho speranze, ma stupidamente ci provo lo stesso affezionandomi, ma poi succede sempre l'inevitabile. Sta succedendo anche ora che sono in vacanza, questa ragazza che abbiamo conosciuto è gentile con tutti e soprattutto con me, il mio amico, ma io vivo questo tormento perché so cosa succederà. No, aiuto, non voglio sperare che lei preferisca me per poi soffrire ancora di più e averci creduto dopo l'ennesima rivelazione. PS, sono minorenne, quindi non posso decidere con chi vado in vacanza. Bello mio, sei in un manga. Un manga pure molto brutto, tra l'altro. Uno di quelli in cui il miglior amico si sniccia le ragazze del le potenziali ragazze del protagonista. A parte le battute, allora io ti potrei dare 3 risposte. 2 che sono condizionali, una comica e una seria, e una che è assoluta. La regola assoluta, che vi dico sempre nel Mortecuore, la prima regola del Mortecuore qual è? Mai, dico mai, ma proprio mai, provarci con ragazze fidanzate, sposate, da pochissimo lasciate, oppure che si sono già innamorate di altri. Mai. Nessuna eccezione, non importa quanto pensate di essere figli o compatibili. Mai. Le condizionali invece sono 2. Da un lato di smettere di uscire con il tuo amico, ma battute a parte, secondo me la tua è una semplice fobia. Non ha senso che ti fasci la testa prima che piova, amico mio. Il tuo amico non può piacere a tutte e tu non puoi dispiacere a tutte. Piuttosto il tuo amico può in alcuni casi farti da spalla, ossia, se ti fidi di lui, spingere le ragazze ad andare con te dicendo loro quanto sei ganzo, che sei iscritto a Morte Bianca e altre cose tipiche di un Sigma Male, no? Non presentandosi quindi come candidato, quindi devi essere sicuro che lui non è attratto. Però anche tu, amico mio, devi iniziare ad esporti di più, ad approcciarti in prima persona, per primo, subito, a prescindere dal tuo amico, e anche lontano dal tuo amico. Vedi come ti trovi meglio e fammi sapere, ma in ogni caso questo genere di situazione non si protrarrà per l'eternità, stai tranquillo. Carissimo, qui mi sa proprio che c'è un problema di autostima. Al di là dell'aspettare un po' per poter fare le tue vacanze come pare e piace a te, peggio delle feste comandate ci sono solo le vacanze comandate, santo cielo, cerca di capire meglio per quale ragione il tuo amico sia più piacente e quindi cerca di migliorare quegli aspetti di conseguenza. Magari potrebbe trattarsi, apri virgolette, soltanto, chiudi virgolette, di un autosabotaggio. Nel senso che, quando sei col tuo amico in vacanza, potresti già partire sconfitto in partenza per questa tua convinzione. L'autostima è qualcosa su cui bisogna essere consapevoli, che va allenata, è come un muscolo. Scaricare la cosa sull'amico mi sembra fin troppo semplice. Prova ad analizzare il problema con un locus of control interno. Chiedi magari un parere femminile sincero in merito alla cosa, magari ad un'amica fidata nel caso in cui ne avessi una. Ma se proprio senti di non riuscire a sbloccare questa coazione a ripetere da solo, le soluzioni sono o stringere i denti ed aspettare di poter passare le vacanze come ti pare, oppure chiedere un supporto psicologico. Ho come l'impressione che questo amico sia da te un po' troppo idealizzato.
Però, più di quanto non abbia già detto, mi sa che non posso dire. Domanda 5. Caro maestro e collega morte, collega, piacere. Sono single e mi piacerebbe trovare una ragazza perché vedere gli altri fidanzati mi dà disagio. Secondo te me ne sono davvero innamorato? E l'altra domanda. Mi piacciono le ragazze, ma anche i femboy. Che orientamento avrei? Decidi tu la domanda a quale rispondere, non ti voglio costringere a rispondere a tutte. Allora, ho già risposto alla prima domanda più volte e non mi dilungo. Alla seconda io dico questo. I femboy, per chi non lo sapesse, ragazzi, sono dei ragazzi che potremmo definire effeminati nel modo di porsi, nell'aspetto o nel vestiario. Ma chiaramente, ragazzi, maschi. Ora, potresti benissimo essere un po' bisessuale, cioè nella scala di Kingsley saresti eterosessuale con alcune caratteristiche omosessuali, cioè a preferenza eterosessuale, diciamo. Però io ti dico questo, e vale anche per quelli che dicono ogni tanto: guarda, io sono etero, però a me alcune trap piacciono. Spesso si dice, oppure, ah, ma io una volta ho visto una trans e ho provato dei sentimenti, però io sono etero. Oppure, ah, ma io una volta ho visto, una volta ho fatto. Allora, questo genere di ragionamenti molto diffusi su internet prescinde una fenomenologia, e sentite con attenzione, non è detto che chi è così non è eterosessuale, in realtà. Fate questo ragionamento con me. Il classico ragazzino, giovanissimo, alle prime armi, che ha appena scoperto i porno, sta guardando un video dietro l'altro, poi apre un video e vede una ragazza che gli piace nel video, e poi a fine video, sbetem, scopre che questa era un trans. O una trans, insomma, quello che è. Secondo voi, è meno eterosessuale perché prima della scoperta gli piaceva? Chiaramente no. Perché trovava gradevoli gli aspetti femminili e non era consapevole di quelli maschili. Stessa cosa per le trap. Alcuni che dicono ci sono alcune trap, ma non tutte, alcune. E spesso a parlarci pare che la questione sia che le trovano belle come donne. Idem per i femboy. Alcuni maschi trovano forse le loro componenti femminili gradevoli. Quindi la domanda non è trovo qualcosa estetico in ciò, bensì mi piace quello o il fatto che siano proprio maschi, per i femboy in questo caso, e che abbiano proprio il pene nel caso delle trap. Questo devi chiederti. Se ti interessa soltanto ciò che c'è di femminile, mentre il resto è o un ostacolo o comunque non ti attizza, sei eterosessuale. Se invece è proprio il fatto che si mescoli una virilità, che può essere un pene, che può essere qualche altra cosa, allora potresti essere parzialmente bisessuale. E non c'è nulla di male in ogni caso, siamo in anno corrente, eccetera, eccetera, come continua il meme. Per questa domanda doppia sarò breve. Alla prima parte rispondo con un'altra domanda. Pensi di essere innamorato di qualcuno? La risposta sarà la risposta anche alla domanda che hai fatto. Alla seconda parte rispondo che, stando alla scala Kinsey, dovresti essere bisessuale ma con una tendenza più o meno forte all'eterosessualità, perché comunque i ragazzi che ti attraggono solo quando hanno delle caratteristiche, dei sembianti femminili. Ad ogni modo, non preoccuparti troppo di cercarti un'etichetta. L'io è il sintomo umano per eccellenza. Ti piace quel che ti piace e va bene così. Un saluto a Morte Bianca ed eventuali ospiti. E sentito ringraziamento per le risposte. Scrivo perché mi sto rendendo conto di avere quello che viene definito in modo informale daddy issues, ossia interesse verso adulti più vecchi di me anche di molto. Sebbene stia seguendo un percorso di terapia per affrontare problemi di stress causati dalla mia famiglia, essendo un ragazzo transgender, a breve dovrei affiancare al percorso normale anche il percorso per la transizione, dopo un primo colloquio orientativo in un centro specializzato. So che la prima risposta logica è di chiedere alla terapista che mi sta seguendo di darmi aiuto a superare il fatto che la mia voglia di transizione non è legata ai problemi di vivere con la... scusate, ho letto male. So che la prima risposta... che gaffe. So che la prima risposta logica è di chiedere alla terapista che mi sta seguendo di darmi aiuto a superare questo problema. Ma la mia ansia maggiore è più legata al mio percorso di transizione. Come posso spiegare il fatto che la mia voglia di transizionare non è legata ai problemi che vivere con la mia famiglia ha causato? E come capire se questo problema è il fatto che io voglia la transizione per completarmi? Se è questo il problema? Di mio sono sicuro di voler fare un passo del genere, ma l'ansia e il dubbio rimangono. Allora, io ora dovrei rispondere, però ho fatto caso adesso che non mi pare che hai usato pronomi. Però hai detto sono un ragazzo transgender, quindi suppongo che quindi sei un ragazzo dentro.
nato in un senso femminile, ma vuoi diventare, giusto? Mi sembra di capire bene. In ogni caso cercherò di non usare pronomi. La tua domanda è sbagliata, secondo me. Non devi chiederti ma cosa mi ha condotto alla mia scelta, bensì la mia scelta è giusta? Punto. Solo questo devi chiedere. Perché tutto nella nostra vita, signori, ci conduce a tutto. Noi siamo parzialmente condizionati da ogni cosa, ma poi abbiamo una scelta. Le daddy issues e la tua evoluzione nella sessualità potrebbero averti influenzato nella tua disforia di genere? Potrebbero. E allora? Così come non potrebbero. E allora? Non cambia nulla. Se hai la disforia, nulla a parte la transizione può darti quella calma. E la transizione è la soluzione. Ci sono persone che a seguito di violenze sessuali, per esempio, si sono date all'attivismo, aiutare il prossimo. Sono state le violenze sessuali a spingerle a voler aiutare gli altri in difficoltà? Sì. Ma questo non implica forse che dovrebbero fermarsi? No. E anzi, se hai un'attrazione per i sugar daddies, non deve essere necessariamente patologico. Voglio dire, è la versione al contrario, al maschile, diciamo, delle MILF. Un grosso saluto anche a te e grazie per la domanda. Allora, grossa premessa prima della risposta. Sulla questione transgender, quindi anche sul percorso di transizione e così via, prima o poi, per quanto mi riguarda, ci dedicherò su un intero video, in quanto si tratta di una questione molto ampia e complessa che in questa sede potrebbe essere impossibile da trattare in modo esaustivo, anzi, lo è. Oltre all'ambito psicologico, infatti, è un argomento che si estende, ad esempio, anche in ambito giuridico. Dunque, al di là della piccola perversione per le persone adulte che poco ha a che vedere con l'essere o meno transgender, si tratta di un'innocua perversione come un'altra, assolutamente trasversale al genere di appartenenza. Quello che posso dirti, entrando nel merito della cosa, è che effettivamente il tuo essere transgender molto probabilmente è sorto a causa delle problematiche familiari avute nella prima infanzia. E allora? Ad oggi, mi aggiorni il buon morte se non è più così, non è stato ancora trovato un gene che determini con certezza a quale genere apparteniamo. Non mi stupirebbe se poi alla fine si scoprisse che sia un 50-50, ma ciò di cui possiamo essere certi per adesso è della causa ambientale che ha determinato la sessuazione di tutti noi, ovvero dell'ambiente familiare, nel periodo della prima infanzia, altrimenti detto, in termini psicoanalitici, periodo edipico, il complesso di Edipo. Quindi non pensare al fatto che tu possa effettivamente essere transgender per cause familiari come a qualcosa che dovrebbe sminuire in un certo senso il tuo essere transgender. Siamo tutti sulla stessa barca, vedi? L'ambiente familiare determina la sessuazione di tutti, nessuno escluso. Una volta che l'Edipo si è concluso in un determinato modo, il risultato è quello e non cambia salvo rare eccezioni. Che portarono ad esempio Lacan, qui sto uscendo dal topic della domanda totalmente, mera divulgazione questa, dicevo, eccezioni che portarono Lacan a dire nel seminario quinto, se non ricordo male, che l'omosessualità sia, apri virgolette, con grosse virgolette, curabile, chiudi virgolette, ancora queste virgolette sono enormi, in che senso? Non premete subito sul tasto di trigger perché la cosa è particolare in realtà. È particolare perché Lacan, in quanto psicoanalista, non si sta riferendo a nessuna aberrante tecnica riparativa di stampo comportamentista. Fortunatamente queste aberrazioni non esistono più, ma piuttosto si riferisce al fatto che durante l'analisi veniva fuori qualche cosa del suddetto complesso di Edipo e l'analizzante, in modo spontaneo, senza costrizioni di alcun tipo, spostava la propria pulsione da una meta omosessuale ad una eterosessuale. Per cui Lacan, sapendo che l'Edipo è per tutti, si arrischiò a dire questa cosa. Solo che poi alla fine si è accorto che, con molti altri, è molto più complicato, se non impossibile, attuare questa cosiddetta ristrutturazione dell'Edipo. Quello che voglio dirti con questa enorme parentesi è quindi di non preoccuparti. Il dubbio è sempre lecito. Ovviamente non sto dicendo che sarà un percorso semplice, però se saprai affidarti alla terapista che già ti ha in cura e immagino anche agli altri psicoterapeuti del centro cui ti stai rivolgendo per la transizione, andrà tutto bene. Vai con molta serenità. Ciò che verrà, verrà da te e da nessun altro. Tutti noi siamo la nostra storia, quindi non rimane altro che un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Domanda 7.
mi sono innamorato di una ragazza e di questo ne ho parlato con due miei amici che la conoscono e mi hanno consigliato di scrivergli qualcosa su WhatsApp, così che io possa avere già un rapporto di amicizia con lei, ma io mi sento sminuito da questa ragazza. Lei è un'universitaria molto brava e già lei ha una borsa di studio in una facoltà di materie tecniche matematiche, e questo si nota pure dai suoi comportamenti e modi di parlare molto rigorosa e poco viva, lui stesso mette delle virgolette. Poi lei ha poca confidenza, anzi quasi nulla, con gli argomenti come l'amore e il sesso, quindi possiamo dire che è pura in quell'ambito. Dà aiuti a ragazzine alle medie ed è bravissima a disegnare. Ecco, questo mi scoraggia perché guardando lei vedo in me stesso il fatto che io non sappia fare quasi nulla, a parte essere bravo in filosofia. Ogni volta che provo a scriverle io mi ritraggo e penso di disturbarla sempre, visto che lei studia molto, semplicemente. Come mi hanno detto dei miei amici, dovrei smetterla di sminuirmi, ma non ci riesco perché mi sono innamorato di un'adulta in un corpo da ragazzina, mentre io sono un ragazzino in un corpo da adulto. In compenso, io e lei ci vediamo in un gruppo di GDR dove ho la possibilità di parlarle, ma è raro pure lì, in quanto lei parla molto di più con la sua migliore amica, una dei due amici citati sopra, e mi sento pure un terzo incomodo, visto che un mio amico mi ha presentato alla ragazza per cui provo qualcosa in una campagna GDR. Magari riesco ad attaccare bottone con lei con qualche argomento come Pokémon, ma è raro che accada, pure se a darmi consigli alla sua migliore amica. Sono a conoscenza del fatto che la ragazza che amo conosce pochi amici maschi ed è molto diffidente nei loro confronti, mentre con me sembra più gentile, a detta della sua amica. Mi ha abbracciato quando gli ho dato un biglietto di San Valentino per chiedergli di uscire. Morte, ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare al riguardo? Cosa potrei fare per potermi avvicinare a lei? Oppure semplicemente come potrei iniziare a dialogare con lei? Allora, qua le cose sono tre. Prima di tutto non devi sentirti sminuito da questa ragazza, anzi devi smetterla di paragonarti a lei. Tu non sei lei, tu non sei nato nel suo contesto, non hai i suoi desideri, magari se ti ci metti puoi fare pure di meglio, non lo sapremo mai perché tu hai altre attitudini nella vita. Lei non ti tratta da cittadino di serie B e quindi perché dovresti farlo tu a te stesso? Ricorda che per amare bisogna anzitutto amare se stessi. Altrimenti si scade o nello zerbinaggio o dei simp o nell'abusività da famiglia leghista. In secondo luogo, ho intuito il tipo di ragazza, ma come tutte le ragazze è molto più probabile che non il fatto che lei sia attratta da ragazzi e cerchi a sua volta un romanticismo, a prescindere da quanto sia intelligente. Quindi onestamente dovresti comunque approcciarti, semplicemente con una calma e una cautela per i suoi sentimenti, e con pazienza e tenerezza. In terzo luogo, francamente, la cosa del San Valentino io la trovo un segnale molto grosso. Cioè tu, a San Valentino, festa degli innamorati, hai dato a questa ragazza che già frequenti da un po' un biglietto per chiederle di uscire e lei ti ha pure abbracciato e questa cosa di solito non la fa essendo lei molto formale? Zio, a me questo pare un ottimo segnale. Quindi usa l'amica come spalla per sondare i suoi sentimenti, proponi uscite sempre più esplicite, dialogaci tanto e fammi un po' sapere come va. Per questa domanda numero 7, credo che valga lo stesso discorso fatto prima sull'autostima. Se senti che questa cosa ti blocca eccessivamente, chiedere un supporto psicologico potrebbe effettivamente giovare. In base al modo in cui la descrivi, mi viene da pensare che magari a livello relazionale pure lei sia un po' impacciata. Per avvicinarti di più a lei, quindi potresti effettivamente semplicemente cercare, come mi sembra già d'altronde che abbia provato a fare, una passione in comune. Non per forza bisogna essere bravi in tutto per poter avere una relazione. Sarà anche una ragazza con molti impegni, ma un po' di tempo libero e qualche hobby dovrà pure averlo. E poi, sai che noia uscire con il o la propria partner e parlare delle stesse cose su cui si è lavorato tutto il giorno, fino a poco prima di uscire. Prova a rendere questa differenza di talenti e interessi quindi anzi un punto di forza. In fondo, per il biglietto di San Valentino non avrà detto sì, ma non mi sembra neanche che abbia detto no. Quindi, in base a ciò che scrivi, delle possibilità realistiche che la cosa possa andare in porto, anche se con i suoi tempi mi sembrano esserci. Terz'ultima domanda. Salve Morte, anzitutto grazie per questo servizio che ci offri. Prego. Telecom Italia è un servizio. Ma grazie a voi che mi supportate in realtà. Il minimo che possa fare è rispondere a delle domande con un minimo di gentilezza, ecco.
Recentemente mi è capitata una situazione sentimentale che mi ha creato delle complicanze a livello personale. Per farla breve, dopo aver corteggiato una ragazza per 2 anni, ho deciso di lasciare perdere. Ma non perché non provavo più nulla per lei, ma perché notai un interessamento da parte di un mio caro amico, che, tendo a precisare, non sapeva dei miei sentimenti, che consideravo tuttora un ragazzo potenzialmente migliore di me in tutto. Sta di fatto che, parlandone insieme ad altra gente, questa scelta mi è stata aspramente criticata nonostante il mio gesto sia stato considerato nobile. La mia scelta si è basata... e rossopillata, sull'affetto che provo per lei e il mio amico. Non volevo che nessuno dei due soffrisse, e quindi ho deciso di favorire la loro felicità a discapito della mia. Ora loro due stanno felicemente insieme, e io sto lentamente voltando pagina. Cosa ne pensi? Secondo te avrei dovrei cambiare atteggiamento? Allora, Fra, innanzitutto, per me il caso non doveva neanche porsi. Nel senso che dopo 2 anni che la corteggi, se non ricambia, non ricambia. Anzi, bisognava smettere pure prima. Io capisco il forte sentimento, non ti biasimo per nulla. Però, entro un certo tot, se son rose dovevano fiorire. Questa è la regola del morte cuore. Se non quaglia, andare avanti. In secondo luogo, alla luce di ciò che hai detto, quindi, non trovo che sia stato così problematico. Lei non voleva te, e ora invece potrebbe volere lui, e a me sembra buono così. Il farsi da parte per un amico non lo trovo eticamente sbagliato, non è che bisogna credere ad internet in cui qualsiasi cosa ti rende un cucco. È anche vero però che io dico sempre questo: se lei ti piace e tu non sai cosa prova lei, questo è il caso, dovresti provarci, anzitutto. Perché devi prima pensare al suo bene e al tuo bene, e il suo bene come partner ideale potresti essere tu, ergo lascia che sia lei a scegliere. Detto questo, quindi, come ho detto, ormai lei non ti ha ricambiato, ormai erano 2 anni, ormai tu stai voltando pagina, buono così e basta. A ci picchia, il peccato più grande che si possa commettere, diceva Jacques Lacan, è di cedere sul proprio desiderio. Ormai purtroppo credo che ci sia ben poco da fare. Leggo una spunta di non so che di nevrotico in questo tuo esserti fatto da parte, in questa tua repressione del desiderio in favore della cosa giusta da fare, in favore della legge con la L maiuscola sempre detentrice del sommo bene. Naturalmente qui sto azzardando questa cosa un po' tra il serio e il faceto. Ciò che ti sconsiglio però è di ritornare sui tuoi passi, ormai la frittata è fatta e le alternative rimaste sono due: o accettare la cosa e cercare per altri lidi, magari allontanandoti un po' da questo tuo amico, senza ovviamente sparire del tutto, si intende, l'amicizia mantienila, oppure, e questa soluzione te la sconsiglio, aspettare come il servo hegeliano che il padrone muoia, ovvero che questi due prima o poi si lascino e che a quel punto col benestare del tuo amico potrai riprovarci. Però il consiglio vero, per dirla alla siciliana, è levicci mano. Cerca solo di essere un po' meno masochista la prossima volta. E questa cosa la sto dicendo da ossessivo a ossessivo, detto tra noi. Mi dissocio tantissimo dal nevrotico. Vabbè, si scherza, chiaramente, battuta. 9. Come posso smettere di essere un Red Pill? Massacro istantaneo, non un che trailer, della cartagine dei Red Pill, che già mi temono. Anzitutto devi uscire all'istante da quelle trappole mentali, echo chamber di pensieri misogini e tossici, nonché di estrema destra, quasi sempre, che sono i forum e i gruppi incel. Smetti di seguire tutte le pagine che promuovono la pseudoscienza Red Pill e blocca eventuali amici tossici che ti pressano ad aderirvi. In secondo luogo, il problema dei Red Pill è che sono ossessionati dal sesso, seppur dicano il contrario, e non vedono altro nella vita. Devi costruirti una vita che abbia più cose possibili, a parte il sesso. Scopri cosa ti piace, fai una lista, inizia a coltivare questi hobbies e queste cose che ti piacciono ogni giorno. In terzo luogo, socializza. C'è una brutta coincidenza tra l'insieme incel e l'insieme hikikomori. I due gruppi a volte si intersecano. Esci di più con i tuoi amici. Riscopri il dialogo e la confidenza. In quarto luogo, devi farti amiche femmine. Devi conoscere le donne per eliminare del tutto l'immagine di mostro cinico e piatto che la Red Pill ti ha trasmesso del sesso femminile. Facci amicizia, parla delle tue esperienze con loro, ascolta le loro esperienze, empatizza con l'umanità. La realtà empirica, come dico sempre, è la migliore smentita della Red Pill. In quarto luogo, prenditi cura di te, Garnier.
Fatti la barba, scegli dei vestiti nuovi e stirali, cambiati ogni giorno le mutande, lavati ogni giorno, soprattutto i denti, più volte il colluttorio, sistemati i capelli, fatti consigliare da amici e amiche sui vestiti, sulle foto, queste cose qui, e infine inizia a riapprocciarti alle donne. Non perché speri di farcela per forza, altrimenti che schifo la vita, bensì perché ti interessano, ed è quella la cosa importante. La vita è questo, dobbiamo provare, la vita è un continuo provare. E poi vai in palestra, se puoi. Per citare JF Kennedy, abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile. Come smettere di essere un Red Pill? Questa è la domanda delle domande. Il nodo della teoria Red Pill è che per alcune minuscole, pochissime cose, ha ragione. Il problema è che anche queste poche cose che si salvano vengono assolutamente decontestualizzate ed interpretate in modo totalmente sbagliato, il che rende la Red Pill al pari di una pseudoscienza qualunque. Anche i terrapiattisti e gli eocentrici hanno ragione del fatto che dal nostro punto di vista è il Sole a muoversi. Ciò che negano però è che lo vediamo muoversi perché siamo noi che ci muoviamo. Quello che ti consiglio dunque è innanzitutto di uscire da qualsiasi gruppo Red Pill in cui ti trovi, dove i bias di conferma la fanno da padrone. In secondo luogo, l'altro consiglio che posso darti è quello di studiare in modo serio, anche da autodidatta, la filosofia e la psicologia. Solo in questo modo infatti potrai ricontestualizzare quelle poche cose giuste e potrai capire che vedi il sole muoversi perché esiste il moto relativo. In fondo la Red Pill è una teoria morta, reazionaria, non apporta niente di nuovo, non spinge al mutamento, ma piuttosto, ti dirò di più, all'asservimento nei confronti del discorso del capitalista che vuole rendere tutto misurabile. Vuole rendere misurabile anche una cosa che non può essere misurata come l'amore. La teoria Red Pill crede di essere una controtendenza quando in realtà è la tendenza stessa, o perlomeno fa parte di essa. Non bisogna arrendersi a questa tendenza perversa che vede anche l'amore come una merce. Io mi masturbo col tuo corpo e tu ti masturbi col mio. Questa è la finta libertà, uno scambio equivalente. Io ti do questo e tu mi dai quest'altro. Quando in realtà amare è tutt'altro. È donare quello che non si ha. Amare è donare quello che non si ha. Questa gliela rubo, mi sa. Si scherza. E infine, ultima domanda. Sono un ragazzo di 25 anni. A 17 anni ebbi la mia prima relazione con una ragazza, tra l'altro a distanza, in cui investii tutto me stesso e mi venne dato poco in cambio. Poco, nel senso che rispetto a come ci si dovrebbe rapportare in una coppia, finché non mi lasciò, tra l'altro con un SMS. Brutto l'SMS, veramente. Ci stetti malissimo per troppo tempo, ma poi analizzando la relazione e alcuni messaggi scambiati dopo la fine di questa, arrivai alla conclusione che in realtà lei stava semplicemente cercando un ragazzo di scorta, qualcuno con cui intrattenersi finché non si trova un ragazzo più idoneo. Mi dispiace, Fra, mi dispiace. Fatto sta che sono passati 8 anni e sono ancora deluso e amareggiato, più per ciò che stava dietro che per la fine in sé. In più, in questi anni sono stato sempre volutamente da solo, rifiutando tutto per paura di soffrire. E anche vedendo le storie dei miei amici, sono giunto alla conclusione che non vale la pena dare il proprio amore a qualcuno, perché conoscendomi avrei costantemente avuto ansia e paura che la relazione finisca, rischiando così di sabotarla, o che comunque l'ipotetica ragazza mi lascerebbe in ogni caso. Ho quindi deciso che non ne vale la pena. Vedo le coppiette contente di stare insieme, vorrei farlo anch'io, ma c'è sempre lo spettro di cosa potrebbe accadere, che mi fa chiudere in me stesso e non mi fa provare. Voglio chiudere il cuore, però mi piacerebbe anche dare e ricevere amore. Sono due forze che mi tirano da parti opposte. Cosa dovrei fare? Lasciare spazio a quello che provo, rischiando di ferirmi di nuovo, oppure chiudermi per sempre e soffrire perché vorrei amare, ma almeno essere al sicuro? Spero tu mi faccia vedere di più di quanto io non riesca. Allora, come ho già detto, sono assolutamente in disaccordo con questo genere di... Non è un ragionamento, è un'emozione, lo so cosa vuoi dire. Pur comprendendo la forte emozione, attenzione. Ma per motivi oggettivi devo avvisarti che dovresti a parer mio cambiare radicalmente rotta. Hai vissuto delle brutte esperienze e queste brutte esperienze ti hanno condotto ad avere una visione distorta e un bias nelle relazioni. Non è vero che nelle relazioni si ha soltanto o quasi soltanto il male. Se una relazione è ben condotta, e ti assicuro che non sono casistiche rare queste, la gioia è infinitamente superiore al battibecco. E soprattutto, non è il battibecco di una serata.
a mettere in discussione l'amore di una vita. Dio delle città! È una citazione di Pooh. E come ho già detto qualche risposta fa, non ha senso dire di no a priori alle cose perché potrebbero causare sofferenza. Cosa ci ha insegnato allora Welcome to the NHK? Cosa ci ha insegnato allora Neon Genesis Evangelion? Cosa ci ha insegnato Naruto? E cosa, soprattutto cosa, io vi chiedo, ci ha insegnato Clannad? Un film potrebbe essere deludente, ma non per questo ti freni dal guardarlo se ti interessa. Perché quello che conta è il momento. Devi vivere la vita, cogliere l'attimo. Se passi la tua vita a ragionare di come sarà essere nel dopovita che medita del prima vita, finirai per arrivare al dopovita senza aver mai vissuto una vita prima. I problemi d'ansia sono come il buio. Più eviti di guardarli, e più sono oscuri. Ma se lo guardi, la vista si aggiusta e sarà meno buio di quello che sembrava. Più ti esponi a qualcosa, più ti fortifichi. Meno ti esponi e più finirai per farti male, e a farti male sarà un fantasma della cosa stessa. Neanche la vera cosa, che almeno ti offre qualcosa in cambio. Vale la pena giocare al gioco che è la vita. Questo, caro mio, si chiama dilemma del porcospino. A Shinji Ikari piace questo elemento. È giusto prendersi il proprio tempo per l'elaborazione di una separazione. Che ne dicano certe correnti femministe, la fine di una relazione, soprattutto se molto lunga o comunque molto sentita, è un lutto in tutto e per tutto. È anche vero però che il tuo tempo te lo sei già preso. 8 anni sono un po' tantini. Questa domanda poi capita a fagiolo perché proprio da pochissimo ho messo questa citazione di Bion su Instagram dai seminari Tavistock che ti riporto in parte. Dovete presumere di provare dei sentimenti oppure di non provarli affatto. Se non volete pagare lo scotto dell'ineludibile fatto del dolore, vi riducete a una situazione nella quale fate di tutto per isolarvi. In conclusione, visto che sono ormai passati 8 anni, ti consiglierei vivamente di chiedere un supporto psicologico per superare la cosa e, davvero, per tornare a vivere. Una vita senza amore, senza sentimenti in generale, se non è triste, è quantomeno noiosa e sterile. Una vita morta. E con quest'ultima domanda è tutto. Ancora un grazie di cuore a Morte Bianca per avermi voluto qui al Morte Cuore, ma soprattutto un enorme grazie a tutti voi che avete posto queste domande molto sentite. Non mi resta che augurarvi una buona fortuna e spero di essere stato anche solo per la metà all'altezza dei vostri dubbi. Alla prossima! Domanda extra speciale, domanda speciale. Morte Bianca, ti scrivo perché ho ancora bisogno del tuo aiuto. Qualche mese fa ho conosciuto una ragazza e da allora non faccio che pensare a lei. L'ho vista su questo sito di incontri chiamato Crunchyroll. Aspetta, come Crunchyroll? Pensavo. Ecco, il problema è che sembra ignorarmi. Ho provato a parlarle, ma ogni volta che ci provo lei non mi risponde. Ho pensato sia dovuto al fatto che lei parla giapponese, eppure quando parla compaiono i sottotitoli. Non dovrebbe accadere anche al contrario? Non so che fare, penso a lei tutto il giorno, è così bella da farmi star male. Ha i capelli e gli occhi blu, ed è pure mezzo demone. Veste sempre da domestica e lavora in una magione. Ieri ho comprato un cuscino ed un lenzuolo con la sua faccia, solo per attenuare questo mio struggimento. Mia madre pensa che stia impazzendo, lei non capisce, solo i miei amici su 69chan riescono a comprendermi. Ti prego, dimmi cosa devo fare. PS, spero un giorno che porterai la filosofia di 177013+. Questa è stata fatta prima del mio video Emergenza Metamorfosi, quindi spero che la cosa ti abbia soddisfatto. Allora, ho pianto dal ridere dentro. Migliore troll domanda che mi sia mai capitata. Questi sono i momenti in cui ringrazio il cielo di aver aperto questo canale. Davvero fanno valere tutto. Beh, caro mio, io ti rispondo che le ragazze 2D non sono reali, fino a quando non creeremo dei robot, almeno. Però ti prometto che se mi voterete io renderò i vostri usbandi e le vostre waifu reali e vi sarò offerto il reddito di scopanza, almeno 5 minuti al giorno, cumulabili, con i robot personalizzabili. Più pelo per tutti, sempre mente e qualunque mente! Votate Morte Bianca la qualunque come il nuovo re d'Italia! A parte le battute, io volevo cogliere l'occasione per rispondere però seriamente, perché esistono persone, non lui chiaramente, principalmente molto giovani, che effettivamente a volte usano ragionamenti del genere. Cioè davvero dicono, ma la mia waifu per me è reale, io la amo davvero e non posso lasciarla, almeno loro non mi deluderanno mai, sono perfette a differenza delle donne reali che invece... A queste argomentazioni io rispondo blastando, come segue. Matematicamente, fisicamente...
biologicamente, psicologicamente e filosoficamente, il 3D sarà sempre meglio del 2D. In secondo luogo, le waifu non è detto che non ti deluderanno, ma magari nel prossimo episodio la tua waifu viene gangbangizzata, che cazzo ne sai, o si fidanza con il peggiore dei protagonisti. Le shipping wars sono spesso finite malissimo a causa di finali che hanno creato ship senza senso. Vero Evangelion, eh? Mari Iscariota, ma veramente? Bellissimo finale in realtà, a parte sta cazzata, ma bellissimo finale, mia, veramente. E comunque, parlare di una ragazza che non può deluderti perché non può amarti sarebbe come dire che l'aria è un ottimo cibo perché non ti avvelena. Non ti avvelena, ma neanche ti nutre. Non può risponderti ed essere lì per te quando ne avrai bisogno. Non può capirti. Sono personaggi disegnati per essere amati da tutti e per dare l'impressione che amino tutti, mica solo te. E lo stesso discorso delle idol o degli idol. Non è un po' triste stare con qualcuno, cioè stare psicologicamente, fingere di stare con qualcuno che però essenzialmente ama tutta l'umanità? Ma soprattutto ti dico questo, tu pensi di amare, ma in realtà sei solo in una relazione parasociale, una relazione finta. Il tuo cervello questo lo sa. Il mondo vero è fuori dai tuoi libri, Bilbo Baggins. È tempo di vivere. E ora passiamo all'angolo delle risposte, in cui coloro che abbiamo aiutato negli scorsi episodi ci fanno sapere com'è andata. E questa volta ci ha scritto il ragazzo che l'altra volta aveva la fidanzata che gli scriveva pochissimo. Ciao Morte Bianca, sono il ragazzo della domanda 11 del 7 episodio, appunto. Ti volevo ringraziare per avermi risposto alla domanda e ti volevo aggiornare sul fatto che poco dopo mi aveva chiesto una pausa. Ma alla fine si è rimessa con la sua ex e quindi alla fine ho scoperto che non era proprio etero, anche se molto probabilmente con me non si sentiva felice e quindi niente. L'importante per me è che lei sia felice, il problema è che non lo sono io, ma vabbè, la vita è anche questo. Anche se con lei avevo una buonissima affinità, domanda, hai un consiglio per affrontare una rottura? E qua ci ha messo la faccina sorridente sotto sopra. Faccina Dux, diciamo. Ecco, l'altra volta io ti avevo detto infatti che ognuno deve dare all'altro un tempo minimo, sia che sia confortevole a entrambi, attenzione. E infatti lei ti ha chiesto una pausa, che significa fine, almeno quasi sempre, finisce questo, purtroppo. Onestamente penso che ti troverai meglio senza di lei, visto che non ha saputo trovare del tempo per te e poi si è pure rimessa con la sua ex subito, da quello che mi pare di capire. Peggio per lei. Per superare una rottura, ricordandoti che ci sono altre persone con cui sentirei un'affinità pure superiore, visto che le cose non andavano benissimo, ti dico di essere fiducioso su questa verità e di prenderti il tuo tempo per sfogare la tua tristezza, di non trattenere il pianto, che è salutare e necessario, e di sfogarti con i tuoi amici e le tue amiche. Sono lì per questo, eh? Loro vorrebbero saperlo, vorrebbero ascoltarti, come tu vorresti con loro. Di scoprire e di riscoprire i piaceri della vita. Le cose che ti rendono e ti rendevano felice, a parte l'amore. Concentrarti su quelle. E poi, quando sarai pronto, buttati di nuovo in pista. Io ringrazio il buon S per aver partecipato a questo Morte Cuore con la sua expertise. Vi invito a visitare il suo canale che trovate in descrizione. E se il mio video vi piace, date un'occhiata al mio TP, dove potrete donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio nuovo libro che sta uscendo, insieme al primo libro che è già uscito, sono di nuovo tornati disponibili, il mio fumetto e le magliette di questo canale. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.